Parlando dei parchi storici milanesi, il nostro itinerario parte necessariamente dai giardini della Villa Comunale, realizzata nel 1790 dall'architetto Ludovico Pollack per la famiglia Barbiano Belgioioso e da questo grande platano, uno degli alberi più imponenti della città. Per questo giardino all'inglese il Pollack disegnò un corso d'acqua che aveva la particolarità che da qualsiasi parte della riva ci si mettesse non lo si poteva osservare interamente, creando l'illusione di trovarsi lungo l'alveo di un fiume naturale. Il fiumicello, ramificandosi, formava un isolotto raggiungibile da due ponticelli in legno dove si trovava il tempio dedicato all'amore. Dappertutto lungo il sentiero si scoprivano sculture, sarcofagi e architetture, come nel sogno di un'Arcadia urbana isolata e fuori dal tempo. I giardini verranno poi allargati ai terreni dell'adiacente Palazzo della Canonica e poi sacrificati alla fine dell'Ottocento per costruire dei nuovi edifici per la sede del Politecnico. Tra i numerosi alberi possiamo ammirare le sequoie, i Celtis australis o bagolari e soprattutto questo gigantesco cedro dell'Himalaya che assieme al platano è la pianta più imponente del giardino. Nel 1860, poco prima dell'Unità d'Italia, la città di Milano appariva così, come disegnata dal cartografo Giovanni Brenna. L'area compresa all'interno della cerchia dei Navigli appariva densamente costruita e i giardini si trovavano soprattutto all'interno dei palazzi signorili e dei conventi. L'area della città compresa tra la cerchia interna e quella dei bastioni appariva invece ancora poco edificata e le costruzioni si sviluppavano soprattutto lungo gli assi stradali che dal centro della città conducevano alle porte lungo le mura. Le grandi aree verdi con giardini, ortaggi e prati coltivati appartenevano soprattutto a enti religiosi e conventi e dopo le soppressioni napoleoniche e l'alienazione dei beni ecclesiastici, con l'apertura di nuove strade, vennero anch'esse densamente edificate. Già nel XVIII secolo a Porta Venezia, una delle zone più urbanizzate della città, si sentì l'esigenza di realizzare un grande parco pubblico. E l'area scelta fu quella dei conventi di San Dionigi e delle Carcanine, ormai soppressi. Nel 1780 l'arciduca Ferdinando d'Asburgo, viceré a Milano, incaricò l'architetto Giuseppe Piermarini di progettare il nuovo parco. Il Piermarini disegnò un giardino alla francese, con viali simmetrici ed aiuole squadrate, ed il vecchio monastero delle Carcanine venne riutilizzato per ricavarne un salone per le feste popolari e i balli. Venne costruito anche un teatro per spettacoli vari e uno spazio per il gioco del pallone, accanto alla doppia monumentale scalinata che saliva ai bastioni. Nel 1888 il salone delle feste verrà demolito per costruire la nuova sede del Museo di Storia Naturale, prima in Palazzo Dugnani. Nel 1788 venne completata la passeggiata dei Boschetti, che collegava il parco all'attuale via Senato, con filari di tigli, olmi e ipocastani. A metà percorso venne collocato l'obelisco di granito rosso di Baveno, che si trovava al Bottonuto, elevato in occasione della peste del 1606 e dedicato a San Glicerio. Nel 1856 il comune acquistò il fondo Dugnani e affidò all'architetto Giuseppe Balzaretti l'armonizzazione dei vecchi giardini con quelli nuovi. Venne realizzata una collinetta, il Monte Merlo, che raccordava il parco con i bastioni e creati dei ruscelli con l'acqua proveniente dalla Roggia Balossa. Presso Palazzo Dugnani venne alloggiato il Museo di Storia Naturale. Davanti alla Villa Reale il Balzaretti fece costruire una vasca rettangolare, successivamente demolita, che fungeva da raccordo tra i vecchi e i nuovi giardini, alimentata anch'essa con l'acqua della roggia. Da notare come alcuni particolari del progetto, come la Torre delle Fontane ed il Caffè Trattoria, non vennero poi realizzati,
La Roggia Balossa riceveva le sue acque dalla Martesana e dopo aver attraversato questi laghetti giungeva in quello di Villa Belgioioso per poi confluire nell'alveo del Naviglio all'altezza di Via Senato. Oggi è alimentata dalle acque dell'acquedotto comunale. Anche nei giardini pubblici, oggi dedicati al giornalista Indro Montanelli, si trovano diversi platani di notevoli dimensioni, tra i quali possiamo ammirarne due, i più vecchi, entrando dall'ingresso verso Piazza Cavour. Notevoli anche alcuni esemplari di Bagolaro, di Cipresso Calvo, di Quercia Rossa e questo bellissimo ginkgo biloba che si trova nei pressi dell'attuale scuola materna che in passato ospitava il caffè dei giardini. Il giardino della Guastalla risale alla fondazione dell'omonimo collegio che Paola Lodovica Torelli, contessa di Guastalla, volle istituire a Milano. Lo scopo era quello di raccogliere fanciulle milanesi nobili decadute, educarle gratuitamente e provvedere a collocarle nella società. Il collegio era circondato da un parco con frutteti ed una peschiera dove venivano allevati pesci almeno fino a quando la limpidezza delle acque dei Navigli lo permise. La vasca venne completata nelle forme attuali nel XVII secolo con due balaustre su livelli diversi, quella in ferro quasi a livello dell'acqua, l'altra in pietra lungo il perimetro esterno. Nel 1938, con il trasferimento del collegio San Fruttuoso di Monza, il giardino rischiò di diventare un'area fabbricabile e si salvò solo perché il comune decise di acquistarlo e, dopo averlo restaurato, aprirlo al pubblico. Il progetto di restauro venne affidato a Renzo Gerla per la parte architettonica e all'ingegnere Gaetano Fassi per quella botanica. Il muro di cinta venne sostituito da una recinzione per offrire alla vista lo spazio prima nascosto. Purtroppo il giardino era stato, qualche anno prima, separato da quello di Palazzo Sormani con l'apertura della via Andreani e la costruzione di nuovi palazzi. Entrando nel giardino da via Francesco Sforza siete accolti da tre bellissimi liquidambar, mentre guardando verso gli edifici dell'ex collegio potete ammirare un vigoroso platano. Ma l'albero che merita tutte le nostre attenzioni è una vecchia catalpa che come un centenario si appoggia al suo sostegno, un bastone per la vecchiaia che speriamo la protegga dalle ingiurie del tempo. L'orto botanico di Brera venne creato nel 1774 quando il padre vallombrosiano Fulgenzio Wittmann ricevette l'incarico di ricoprire la cattedra di botanica istituita nelle scuole palatine che erano state appena trasferite da Piazza dei Mercanti al Palazzo di Brera che, a seguito della soppressione dell'Ordine dei Gesuiti, era stato appena acquistato dallo Stato. Adiacente al lato meridionale dell'edificio si trovava un piccolo giardino strutturato in due quadri, circondato da stretti viali alberati, con un boschetto al limite occidentale, un luogo ideale per realizzare l'orto botanico. Il progetto dell'orto comportò l'eliminazione degli alberi esistenti, l'innalzamento del livello con nuova terra e la costruzione di una serra. I lavori di approntamento, voluti al massimo risparmio dall'amministrazione austriaca, finirono nel 1780. L'orto nacque come Hortus Economicus, allo scopo di insegnare la botanica agli allievi del ginnasio di Brera. Il giardino era diviso in tre grandi aree, una destinata ad aiuole per ogni tipo di piante, secondo la classificazione di Linneo, la seconda destinata all'arboreto e la terza destinata alle serre. Solo con l'avvento dei francesi vennero introdotte anche piante esotiche ornamentali ed il luogo divenne anche un ritrovo per la cittadinanza. Possiamo ammirare al suo interno diverse piante notevoli, un tiglio tormentoso, un noce del Caucaso, un bellissimo Diospyros o albero di Sant'Andrea e un robusto ginkgo biloba. Tutte le piante hanno un cartello che ne permette il riconoscimento.
Il parco più grande all'interno della vecchia cerchia dei bastioni è il Parco Sempione, realizzato nel 1890 su quella che era l'antica piazza d'armi del castello Sforzesco. Ai tempi dei Visconti questo luogo faceva parte del Barco, un grande parco naturale con boschi e macchie piene di selvaggina che, ampliato dagli Sforza, raggiungerà la superficie di oltre 3 milioni di metri quadri. Quest'area era cintata ed aveva ben 8 porte d'accesso, una delle quali si trovava nella zona chiamata ancora oggi il Portello. Con l'arrivo degli spagnoli il barco cadde in abbandono e dal 1681 venne destinato all'agricoltura. La porzione corrispondente all'attuale parco venne utilizzata come piazza d'armi per le guarnigioni che stazionavano nella fortezza. Verso la fine dell'Ottocento fu approvato il recupero del vecchio castello e dopo aver respinto le mire degli immobiliaristi che avrebbero voluto costruire un nuovo quartiere collegato direttamente al centro della città dalla nuova via Dante, venne finalmente realizzato il nuovo parco su progetto dell'architetto Emilio Alemagna. Questi realizzò un giardino all'inglese alternando elementi naturali e artificiali con un laghetto e una collinetta, il Monte Tordo. Il progetto era organizzato intorno a due assi prospettici, quello principale che da via Dante arrivava fino a Corso Sempione passando per il Castello Sforzesco e l'Arco della Pace e quello secondario che dall'Arena Civica conduceva sino alla via 20 Settembre. Lungo quest'asse verranno poi realizzati nel 1933, in occasione della Quinta Triennale, il Palazzo dell'Arte, progettato da Giovanni Muzio, e la Torre Littoria, poi Branca, ideata da Gio Ponti. Nel corso degli anni il parco si arricchirà di nuovi edifici e monumenti, come l'Acquario Civico, costruito in occasione dell'Esposizione Universale del 1906 su progetto dell'architetto Sebastiano Locati, e la Biblioteca, realizzata in occasione della Decima Triennale del 1954, dagli architetti Silvio Longhi e Domenico Parisi. All'interno del parco hanno trovato posto anche il Ponte delle Sirenette, trasportato qui dopo la copertura della cerchia interna nel 1930, e diverse sculture, dalla statua equestre Napoleone III, opera di Francesco Barzaghi, a quelle realizzate nel 1963 in occasione del progetto Contatto Arte Città, la Fontana di De Chirico, l'opera dello scultore Arman, Accumulazione musicale seduta, il chiosco scultura di Giorgio Roccamonte e il teatro continuo di Alberto Burri, ricostruito nel 2015 dopo che nel 1989 era stato demolito per il suo degrado. All'interno del parco possiamo ammirare diverse essenze arboree, maestosi cedri dell'Himalaya, cedri dell'Atlante, due magnifici cipressi calvi che in autunno colorano di rosso la prospettiva verso il castello, un noce del Caucaso dal tronco contorto che si specchia nel laghetto e tantissimi altri alberi che, come per gli altri parchi, potrete cercare aiutandovi con la pianta da scaricare che troverete nella descrizione del video. Nel 1959, sull'area compresa tra Piazza Vetra e l'antico giardino del monastero di Sant'Eustorgio, attraversato dalla via Mulino delle Armi, venne creato il nuovo Parco delle Basiliche. Questa parte della città era stata pesantemente bombardata e la maggior parte delle abitazioni era in rovina. Il parco, progettato dagli architetti Bagatti Valsecchi e Grandi, venne terminato nel 1984. In prossimità del Parco delle Basiliche, sul luogo dove sorgeva l'antico anfiteatro romano, nel 2004 è sorto il Parco dell'Antiquarium, dove sono conservati i resti delle fondazioni dei muri radiali e perimetrali dell'antica arena. In questo luogo sorgerà, progettato dall'architetto Attilio Stocchi, il Parco Amphitheatrum Nature, che si allargherà all'intero sedime dell'antico anfiteatro, ricostruito come architettura vegetale con una doppia ellisse di 102 cipressi, mentre i setti radiali verranno ricostruiti con siepi di bosso, ligustro e mirto. Al centro sarà ricreata un'arena da utilizzare per spettacoli all'aperto. Il nostro itinerario si ferma all'interno della cerchia dei bastioni, dove non abbiamo però potuto accedere ai numerosi giardini privati
alcuni dei quali di grande pregio. Passeggiando per le vie della città è possibile comunque vedere spuntare dai cortili le imponenti chiome di qualche bagolaro, come qui in via Circo, o di un platano, come all'angolo tra le vie Olmetto e Amedei, o in via Cavalieri del Santo Sepolcro, nel giardino dell'edificio più verde di Milano, il complesso residenziale progettato dallo studio BBPR. Trovare in città alberi che abbiano potuto superare il secolo di vita è molto difficile, tenendo conto che durante l'ultima guerra le piante venivano spesso utilizzate come legna da ardere. Inoltre vivono in condizioni ambientali difficilissime, dovendo sopportare, oltre l'inquinamento, lunghi periodi di siccità, interrotti spesso da bombe d'acqua, che ne mettono in pericolo la stabilità, specie se accompagnate da forti venti. Gli alberi piantati lungo le strade devono vivere spesso annegati nell'asfalto, come questo esemplare di platano in via Mascagni, che ha avuto le radici danneggiate a seguito della costruzione di un parcheggio sotterraneo. È stato messo in sicurezza con dei cavi di ancoraggio e si spera possa sopravvivere anche se malandato. Terminiamo il nostro percorso in piazza 24 Maggio, dove ammiriamo questa quercia rossa, l'albero monumentale più conosciuto della città, recentemente puntellato con una struttura di sostegno in acciaio. L'albero, che ha una circonferenza di 465 cm ed un'altezza di circa 18 metri, fu piantato da un ingegnere milanese, Giunio Capè, in onore del figlio tornato vivo dal primo conflitto mondiale. Da quel giorno ha sopportato negli anni i rigidi freddi invernali, i venti primaverili, le siccità estive e le piogge autunnali, ma anche l'impudenza di un discusso artista che non ha pensato di meglio che utilizzare i suoi rami per impiccarci tra i manichini. Ho chiesto a una foglia se aveva paura dell'autunno, di veder cadere le sue compagne, e la risposta è stata no, per tutta la primavera e l'estate ho vissuto pienamente. Ho fatto del mio meglio per nutrire l'albero e adesso una gran parte di me è lì. Questa forma non mi racchiude, io sono anche l'albero e una volta tornata alla terra continuerò a nutrirlo. Perciò non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo, volteggiando nell'aria, lo saluterò e gli dirò: arrivederci, a presto.